La pace e cultura, questo è lo slogan dall'ampio significato scandito durante la marcia per la pace questa mattina a Teramo. In circa 1000 si sono dati appuntamento alla villa comunale per ribadire ciò che è scontato per tutti, tranne che per i capi di governo, ovvero che la guerra è un abominio. Dalla parte del paese invaso anche cittadini russi, come questa professoressa giunta in Italia dopo l'inizio del conflitto. In Praga, in Londra, in Berlin. A Praga, Londra, Berlino, oggi in tutto il mondo la comunità russa scende in strada in solidarietà al popolo ucraino, dice la docente. Ukrainian people. That also in Moscow, where nowadays it's very dangerous to go out to the street. Anche a Mosca, dove manifestare è pericoloso, molti russi sono scesi in piazza a supporto degli ucraini. La manifestazione teramana è stata patrocinata dal Ministero dell'Università e della Ricerca e promossa dagli Atenei abruzzesi, dall'Istituto di Fisica Nucleare, dall'Istituto Zooprofilattico, dai conservatori musicali, da istituzioni e associazioni. Un momento corale importante, la marcia per la pace, la marcia della cultura per la pace. Quindi veramente ringrazio tutte le università abruzzesi, i centri di ricerca, i conservatori per questa partecipazione così massiccia, perché il messaggio è la pace e cultura. Lo dobbiamo ai nostri ragazzi, lo dobbiamo a questo povero mondo. Anche se oggi noi non fermeremo le bombe che in questo momento stanno scendendo in Ucraina, però vogliamo dare la testimonianza della solidarietà tra i popoli e della battaglia per i diritti umani, e soprattutto la pace si costruisce ogni giorno con le azioni individuali, azioni di rispetto, azioni di collaborazione, azioni appunto anche di denuncia e di partecipazione attiva.